Il convegno organizzato a Teramo, intitolato Presente e futuro delle aree interne, ha avuto tra gli obiettivi quello di tracciare il bilancio dei 5 anni di mandato del presidente della regione Marco Marsilio e parlare delle sue strategie di ricostruzione, rilancio e sviluppo dell'Abruzzo. Raccontiamo il lavoro fatto in questi anni. Stanno partendo i programmi con i comuni capofila nei fondi europei, sia del FESR che dell'FSA, quindi sia del fondo di sviluppo che del fondo sociale. Sono previste decine di milioni per i comuni delle aree interne di montagna. Abbiamo approvato la legge 3 anni fa contro lo spopolamento, per dare contributi a chi fa nascere figli o chi trasferisce la residenza e rimane all'interno dei piccoli comuni di montagna o vi trasferisce e vi apre magari anche un'attività. Insomma, un complesso di iniziative e di attenzione verso i territori fragili e marginali di cui oggi facciamo anche un po', come dire, un resoconto di quasi fine mandato. Si è fatto il punto anche sulla capacità di attirare investimenti e rassegna dei fondi disponibili per completare il processo di ricostruzione legato al rilancio del tessuto socio-economico e sulle opportunità attuali di crescita economica. Assolutamente decisivo è avere un progetto che ci consenta di allontanare il rischio che nel frattempo che ricostruiamo le case magari un domani rimangano drammaticamente vuote. Non è solo una questione del cratere, non è solo una questione del 2016 e 2009, è una questione nazionale, perché la ricostruzione riguarda un territorio così vasto che si sovrappone a un pezzo consistente proprio di quell'Italia centrale che è la spina dorsale della nostra penisola. Da questo punto di vista dobbiamo fare tutti uno sforzo, avere le idee chiare, ma sappiamo anche che contrastare la crisi demografica vuol dire anche contrastare la crisi climatica, perché l'abbandono dei territori dell'Appennino e dell'entroterra è il fattore che determina poi a valle tanti di quegli eventi catastrofali di cui abbiamo sentito parlare per ben 90 volte nel 2023, Campi Bisenzio, tutto quello che sta accadendo in Emilia Romagna, nasce dall'abbandono dei territori montani. Presiederli, riuscire in qualche misura a gestirli vuol dire anche riuscire a risolvere una parte consistente dei problemi idraulici del paese.